Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. La prima lettura, fratelli e sorelle carissimi, ci ricorda due importanti cose. La prima è che i figli di Dio sono guidati dallo Spirito Santo e quindi le opere che compiono sono opere, come San Paolo le chiama, dello Spirito, non opere della carne. Le opere della carne, secondo la teologia di San Paolo, non sono soltanto, anche se sono principalmente, i peccati impuri o di gola. San Paolo parla di ubriachezze, consuiglie, e anche di cose brutte, insomma, che non mi va tanto di nominare qui dal lampone, inerenti a brutte specie di impurità, ma in generale anche tutte quante quelle azioni segnate profondamente da un grande egoismo oppure da una volontà umana. La volontà umana è quella che si preoccupa sempre dei suoi interessi, sta sempre preoccupata di sé, sta sempre riversata su se stessa, polarizzata su se stessa e centrata su se stessa. È una grande prigionia, una grande schiavitù. E San Paolo dice proprio: attenzione, noi non siamo schiavi per vivere nella paura, noi siamo figli, siamo liberati. Cioè, ciò che il Signore ha operato, che è appunto la liberazione dalla schiavitù, è la liberazione dalla schiavitù da peccato, si dice in teologia, ma soprattutto la liberazione dalla schiavitù da noi stessi. Un figlio di Dio non sta tutto il giorno a pensare a sé, d'accordo, a come trattano gli altri, a come sto, come non sto, cioè pensa ad altro, pensa a Gesù e pensa al prossimo, al Vangelo di ieri, cioè pensa a riconoscere e accogliere di amo di Gesù, come io ho fatto sabato, pensa a esprimere e a rivolgere il suo amore verso il Signore e verso le creature che incontra per amore del Signore, e basta, è liberato, non sta a pensare a sé. È una cosa molto bella, guardate, che entrare in questa dimensione fa veramente cambiare la vita, La paura, i figli di Dio non hanno paura, non hanno paura di niente e di nessuno, perché riposano nelle mani. Stamattina facevo una meditazione bellissima sugli attributi di Dio, e se noi ci mettiamo un attimo a pensare sull'onnipotenza, guardate che Dio è onnipotente, cioè, che capite? Cioè Dio fa quello che vuole. Se Dio poggia lo sguardo su di me e mi dice: Donato non si tocca, ma Donato non si tocca, capito? Pur se si scatena tutto quanto il mondo intero, tutto l'inferno, tutto quanto intero, a volermi fare la guerra, è come se ci fosse un muro, a me non mi tocca nessuno, capito? Così come se Dio decide: bene, Donato deve essere provato, quindi andate, fategli del male, tra virgolette, d'accordo? Perché io lo permetto per i miei disegni, a posso pure attrezzarmi con tutte le preghiere, con tutti quanti gli eserciti possibili, ma questo accadrà. E questo è il fondamento della nostra pace, della nostra mancanza di paura. Non posso avere paura se Dio è con me e se Dio è mio padre e si prende cura di me. Fino al Vangelo ci sono altri due insegnamenti, no? Il primo è sulla mente ristretta, un'altra tipica espressione della volontà umana, che si inserisce anche nelle cose di Dio. Dio aveva detto a Mosè: santificate il giorno di sabato e non fate alcun lavoro. Non aveva detto questa cosa per far vivere, non so se voi, ve lo raccontavo tante volte, che c'è stato quasi un pochino di sorrisi, no? Cioè la mentalità ebraica dell'Antico Testamento aveva preso questo precetto come un incubo. Cioè, di sabato non si può fare niente. Io racconto sempre, la prima volta sono andato a Terra Santa, non so se l'ho ancora raccontato, nel lontano 93. Andiamo sto sabato davanti a uno del pianto, io ho preso la macchina fotografica, fa una fotografia, è partito uno dal muro del pianto e ha detto: che avete fatto? Switch off the camera! Dico: ma che succede con questo che c'ha? E mi è venuto vicino un frate e ha detto: non usa la macchina fotografica, che per loro questa è una profanazione, il sabato non si fa, fare così è fare un lavoro. Io, capite, non c'è ora, cioè dico, ma stiamo scherzi a parte, dico, ma stiamo scherzando. Poi purtroppo a quei tempi ancora facevo il peccato, quindi mi è successa una sigaretta, che non bisogna fare, mai guai a chi tocca le sigarette. Allora mi sono andato ben mezzo stizzito, perché ho fatto una fotografia, fammi una sigaretta, un'altra volta, non si possono accendere i fuochi di sangue. Se accendi l'accendino non è la sigaretta, capito? Bisognerebbe vedere che fumare non è cosa che la dà al Signore, ma è Gesù. Capite? Cioè, ma
immaginate, e questo addirittura, cioè, Gesù guarisce una poveraccia che stava male, ha trasgredito la legge di Mosè, ha imposto, ha alzato le mani e gli ha detto: guarisci, raddrizza, lavoro, peccato mortale. Allora, qui dobbiamo fare attenzione, perché la nostra capocetta ristretta la possiamo trasmettere, la possiamo riportare anche noi, non è che gli ebrei erano più peccatori di noi, perché c'è anche un modo, ecco, ristretto e molto umano di vivere le cose sante, d'accordo? E invece c'è un modo santo, liberato, libero di viverle. Dobbiamo fare sempre attenzione a non portare le nostre capocce, pensate, no? Facciamo un esempio. Non di qui, qui non succedono queste cose. Pensate in una parrocchia, quando comincia con la parola di devo forza questo, devo forza quest'altro, e se qualcuno ha toccato in alcune parrocchie, ci sono gli addetti di quelli che curano le piante, i fiori, se qualcuno si azzarda, tocca un fiore, succede la fine del mondo, perché ha toccato, parlo, mi ha detto di farlo a me, cioè, capite? Quindi queste forme ristrette, che sono chiaramente poi trincerate dietro apparenze sante, ma sono in realtà cose tanto piccole, tanto vicine, no? Che non piacciono a Gesù. Non è questo il modo per vivere la sua volontà, che è liberante, no? Il giorno di sabato, se faccio un'opera buona, fallo. Quindi non è un lavoro andare a trovare un malato, d'accordo? O andare a fare una visita al cimitero, è un'opera di misericordia, quindi se la fai va bene. E poi c'è questo insegnamento un po' particolare. Questa è una donna che era inferma, però Gesù dice che era Satana che l'aveva tenuta tale per 18 anni, il che ci fa capire, numero uno, che esistono delle malattie, questo è un argomento oscuro, che sono di origine direttamente diabolica, hanno la stessa sintomatologia delle malattie umane, ma hanno altre cause. Questo è il primo insegnamento. Il secondo insegnamento è che dietro ogni malattia, e questo è generale, c'è sempre, in maniera molto 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 remota, un'azione diabolica. In che senso? Sapete che le malattie esistono nel mondo a causa del peccato dell'uomo, e il peccato esiste nel mondo a causa dell'istigazione del diavolo. Noi una notte di Pasqua, quando facciamo la rinnovazione delle promesse battesimali, diciamo queste parole: non rinunciate a Satana, che è l'origine di tutti i mali, nessuno scuso. Quindi non soltanto quello morale, quello grave del peccato, ma anche quello fisico, spirituale, tutto. Dice, questa, diciamo, origine remota di ogni male dovuto all'azione degli altri ribelli, e ci sta questo capitolo misterioso che gli esperti, insomma, confermano, di alcune malattie strane che hanno origine diabolica, che non si guariscono con i farmaci, si guariscono con le benedizioni. È così, capite? Come Gesù ha guarito questa donna imponendogli le mani e non dandogli una cura per la malattia, così, a quanto pare, a quanto dicono gli esperti in merito, esistono malattie di questo genere, normale, ma sono purtroppo attestate dalla grande corruzione, il grande disordine che gli angeli ribelli sono, si manifesta facendo del male agli esseri umani attraverso queste forme cattive. Purtroppo il nemico della nostra salvezza è cattivo, gode nel fare il male, ma ringraziamo il Signore che lo ha distrutto e lo ha vinto, che ci tiene a riparo nella misura in cui viviamo in perfetta comunione. Beh, chiediamo a Maria Santissima, ci dona la grazia di poter vivere la libertà di Dio e l'intima comunione con Gesù, per essere difesi, per essere guardati da ogni male, sentire la sicurezza che viene dal vivere protetti dal Signore, non avere paura di nulla e confidare sempre nell'aiuto e nella protezione dell'Altissimo. Siamo lodati Gesù e Maria.